Questa puntata di ping pong che Gall'Alta Romagna ha voluto per affrontare i temi della montagna, delle aree interne, dei territori svantaggiati, è un tema molto interessante, soprattutto dopo questo periodo di pandemia, di Covid-19. Sarà su questo tema, montagna, aree disadattate, aree marginali, che il presidente del Gall, Bruno Biserni, ha voluto affrontare la tematica. Non so se riusciremo fra poco ad avere anche il collegamento con l'assessora regionale Barbara Lori. A lei, lei ha voluto proprio entrare nel merito, dopo parleremo dei bandi. Ma buonasera, assessore. Buonasera, bentrovati, buonasera a tutti Grazie, i grazie per il telespettatori. collegamento, assessora. Prego, Bruno Biserni. Ma perché è questo tema? Perché la collina e la montagna partono storicamente svantaggiate per tanti motivi che sono legati alla mancanza dei servizi, alla perdita dei servizi spesso nelle zone collinari montane, ma penso anche e soprattutto al calo demografico della popolazione e all'invecchiamento della popolazione. Tutti elementi che portano a rendere più marginali i territori collinari montani. Ecco, in questo periodo del post-pandemia, del post-Covid, potrebbe essere, noi dobbiamo sfruttare questo momento, potrebbe essere che quella che era uno svantaggio iniziale che le zone collinari montane avevano storicamente, hanno storicamente, possa trasformarsi in un appeal verso gli altri territori. E allora, assessora, io mi permetto di rivolgere la prima domanda prima di entrare nel merito di aree svantaggiate, un po' il compito, Posso la delega. aggiungere una Un cosa? secondo solo perché voglio chiedere all'assessora, perché c'è una cosa che interessa a me, i telespettatori, voi, i sindaci. Qualche giorno fa, caro Presidente, c'è stata la seduta, direi quasi ufficiale, che è stata la presentazione del piano di programma da parte del Presidente Bonaccini, ovviamente. Quindi con i temi anche cari e la delega all'assessore. Prego. Sì, è proprio così. Martedì scorso c'è stata l'assemblea legislativa in cui è stato presentato il programma di mandato da parte del presidente Bonaccini, è stato discusso, votato e naturalmente all'interno di questo programma sono definite anche una serie di obiettivi che riguardano proprio la montagna, i parchi, la forestazione, che sono tutte deleghe che afferiscono all'assessorato comincio a seguire perché è una cosa molto recente. Beh, direi che noi siamo pronti, anche facendo riferimento a quanto accennava prima il presidente Biserni. Il presidente Bonaccini con questa delega ha sicuramente voluto rafforzare la volontà, renderla ancora più evidente, se mai ce ne fosse stato bisogno, di lavorare, investire a sostegno di questa parte del territorio che nel caso dell'Emilia-Romagna rappresenta circa il 40%, quindi comunque una parte di territorio molto significativa e anche molto preziosa. Siamo sempre più attenti al tema della sostenibilità. Beh, ecco, è forte e chiara la consapevolezza che per poter perseguire delle politiche che hanno a che fare con la sostenibilità, la valorizzazione ambientale, è fondamentale che l'area dell'Appennino sia diciamo, nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo e questo a beneficio di tutto il territorio emiliano-romagnolo. Allora noi siamo partiti un po' dal cuore e soprattutto dalle persone, quindi poi magari ne parleremo. La prima iniziativa che abbiamo messo in campo e che fa parte del programma di mandato perché non si tratta di un'iniziativa spot ma di un lavoro che porteremo avanti anno dopo anno per tutta la legislatura. Abbiamo proposto un bando per favorire il contrasto allo spopolamento e anche, si sa mai, incentivare le persone che dalle aree urbane decidessero di trasferirsi nelle aree montane. Questo è molto importante e attorno a questo c'è un'idea molto forte di arricchire anche tutto il territorio montano di una serie di servizi e di quei servizi che sono fondamentali perché che le persone possano rimanere in Appennino in modo stabile. Penso ai servizi sociali, a quelli sociosanitari, alla scuola, infrastrutture come la banda larga di cui non si può essere dotati in un territorio che punta anche sul lavoro.
e naturalmente deve essere competitivo ed attrattivo. Questi sono tutti punti che fanno parte del nostro programma per quanto riguarda l'ambito, diciamo, della delega alla montagna, così come la volontà di lavorare davvero in modo sempre più saldo e determinato a fianco dei territori, delle amministrazioni locali, dei portatori di interesse, anche proprio attraverso un'azione di rafforzamento del sistema di governance territoriale. E anche abbiamo quest'idea mettendo in campo una rete di sportelli che possano essere di aiuto ad esprimere delle progettualità e una visione strategica, potendo intercettare davvero tutte le opportunità per incentivare tutti gli investimenti che possono servire al recupero e alla valorizzazione anche di un patrimonio non solo ambientale, ma anche culturale e edilizio, che in tanti borghi dell'Appennino sono presenti e che hanno sicuramente bisogno che ce ne prendiamo cura, diciamo così. Sono Lei, luoghi. assessora, ci Prego. aiuterà a declinare poi nello specifico perché abbiamo in studio organizzazioni, ma anche il sindaco che fra un po' le parlerà. Presidente, io l'ho interrotto prima, mi scusi, assessora, il No, presidente ci Bisevo. mancherebbe. Era solo per presentare l'assessore, che non è assolutamente Abbiamo bisogno, mandato una bella slide anche col ma curriculum vitae. per fare una sottolineatura molto importante, secondo me. È la prima volta che abbiamo nella regione Emilia-Romagna un assessore dedicato alla montagna. E questo, come posso dire, da parte del presidente Bonaccini, immagino rappresenta una scelta non del tutto casuale, anzi, assolutamente, è una scelta assolutamente importante. Diceva l'assessore, 40% del territorio, 10% della popolazione, aree che debbono essere curate. Bisogna prendersene cura, diceva giustamente l'assessore. Il fatto che ci sia un assessore dedicato che possa quindi spaziare su tutti gli assessorati, su tutti i temi, può mettere, diciamo, non voglio dire il becco perché non mi viene un altro termine, però può intervenire su tutte le materie. Ecco, questo rappresenta uno snodo per me particolarmente importante. È un'occasione storica e non va buttata via. E questo vuol dire, cara assessora Barbara Roli, che lei ha un bel compito. Adesso, guardi, c'è una prima cittadina di Galeata, il sindaco di Galeata, non so se lei la conosca, ma è una presenza importante anche perché è presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Forlivese, quindi doppia veste. A lei la parola, a Elisa Deo. Prego. Allora, innanzitutto un caro saluto all'assessore, che ancora non ho avuto il piacere di conoscere, ovviamente causa forza maggiore, ma che spero di incontrare presto. E anch'io mi volevo aggiungere a quello che ha già detto il presidente del GAL, perché avere la possibilità di un assessorato dedicato alla montagna sta a significare quanto la regione sia stata sensibile ai temi, a me in particolare cari, perché io poi sono, oltre a essere presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni, quindi sono qui in rappresentanza, appunto dei comuni, in particolare del territorio, sono sindaco da oltre 10 anni di un piccolo comune, dell'entroterra e diciamo ai piedi del Parco delle Foreste Casentinesi, quindi mi sento coinvolta in prima persona. E quindi questa sensibilità che, Bonaccini ha avuto proprio nel destinare un assessorato così importante, perché effettivamente lo è, e come diceva Biserni, diciamo, interagisce poi con tutti gli altri assessorati e se vogliamo anche in maniera preponderante, è fondamentale, soprattutto in questa situazione che ci troviamo oggi a dover vivere, che è una situazione del tutto nuova, una pandemia mondiale che ci ha colti tutti impreparati, e quindi chi come noi sindaci nelle nostre comunità, chi a livello, diciamo, di istituzioni più alte, come può essere l'Unione dei Comuni, ma per arrivare anche alla Regione, ci siamo un po' messi tutti in gioco e stiamo adottando strategie per andare incontro alle nostre comunità e per vedere come meglio uscirne. Devo dire che ho sostenuto da civica il presidente Bonaccini nella sua corsa alle regionali e
sono ancora più convinta. Conoscevo Bonaccini, sapevo e l'ho sostenuto proprio perché ho apprezzato il suo lavoro nel mandato precedente e quindi adesso ancora di più ho conferma che è un presidente attento ed effettivamente questa ne è la dimostrazione proprio con l'incarico dell'assessore Lori, proprio dedicato alla montagna che, come ribadisco, a me sta molto a cuore. Grazie Barbara Lori, voglio ricordare i telespettatori, hanno una lunga esperienza di amministratrice, è stata prima cittadino di Felino, in provincia di Parma, non sbaglio, vero assessora? Vero, è vero. Non è sbaglio vero, nemmeno così. Dicendo assessora, sbaglio? Lei è pari opportunità anche. Sì, ci sono diverse deleghe in questo assessorato. E oltre alla montagna, ai parchi e alla forestazione c'è la parte che riguarda la programmazione territoriale e quindi anche tutto il tema della rigenerazione urbana, che secondo me ci consentirà di fare delle belle cose anche in Appennino, almeno questa è l'intenzione, e poi anche appunto la delega alle pari opportunità. Bene. Devo dire che colgo l'occasione per salutare la sindaca e presidente dell'Unione che insomma, anche se non ho ancora avuto l'occasione per poterla conoscere direttamente, ovviamente mi fa piacere poter interloquire questa sera e poi le occasioni le creeremo. Ma c'è un'occasione prossima, cara assessora. Adesso, guardi, c'è il segretario generale di Confartigianato Forlì che parla in nome della rappresentanza Confartigianato della Romagna, che mi ha detto poco fa, ma io fra pochi giorni vedo l'assessora in carne ed ossa. È vero? È vero. Confermo, sì, confermo. Marco assolutamente, Valenti. A fine mese. Bene, Marco Valenti. Buonasera Assessore, infatti io la volevo ringraziare proprio per aver accettato l'invito che le è stato promosso da Confartigianato, Conf Cooperative e il GAL Alta Romagna a partecipare a quell'interessante convegno che si svolgerà, non vogliamo bruceremo ma la notizia dire, al sindaco, no, non la galeata, no, che si svolgerà, purtroppo no, però si svolgerà a Rocca San Casciano, dove verrà presentato proprio un interessante progetto di rilancio di quel paese portato avanti dall'amministrazione appunto che è da poco è stata insediata. Ecco, quindi è un segnale molto importante che il sindaco, che l'assessore alla montagna della regione Emilia-Romagna sia presente, perché comunque quella popolazione ha bisogno di avere le istituzioni presenti nel territorio. Mi fa piacere che il sindaco di Galeata e il presidente di Galeata Romagna abbiano apprezzato il fatto che ci sia l'assessorato alla montagna. In tempi non sospetti, noi a novembre del 2019 abbiamo organizzato un convegno a Forlì come Confartigianato proprio sul fare imprese in montagna, dove c'era il presidente Stefano Bonaccini. L'espressa richiesta che abbiamo fatto noi al Presidente è stata proprio quella di avere nella prossima legislatura un assessore alla montagna col quale dialogare proprio per risolvere i problemi delle nostre imprese. Il territorio forlivese oltretutto è anche molto collinare montano, quindi è chiaro che abbiamo le imprese che hanno bisogno dell'assessorato. Aggiungiamo a questo anche il parere, l'intervento del Presidente di Conf Cooperative Forlì Cesena, che sarà presente il 27, quindi le anticipa già qualcosa in termini di richieste. Prego Mauro Neri. Ottimo. Buonasera Assessore. Buonasera, ben trovato. Mi associo a tutto quello che hanno già detto, non mi ripeto. Io voglio andare su due argomenti specifici, perché così è... Rispetto al programma delle aree interne, dove il nostro Appennino, le nostre zone nella passata programmazione sono state escluse, lei pensa di, su una nuova programmazione che sembra che ci sia, di poter aiutarci ad entrare come aree in questo programma che è importante? E poi le faccio un'altra domanda, perché il suo assessorato è particolarmente importante per la provincia di Forlì Cesena, perché abbiamo una gran parte di territorio in montagna e lei, assessore, la regione Emilia-Romagna ha in proprietà nel nostro Appennino 24.000 ettari di demanio regionale, insomma, che per noi è fondamentale a livello di una programmazione di sviluppo. Le volevo chiedere rispetto a questi due punti se si può, diciamo, fare qualcosa di positivo, insomma, ecco. Anche perché, cara assessora, il presidente di Conf Cooperative è presidente di un'importante cooperativa che opera proprio nel territorio collinare montano, proprio all'interno, in parte anche all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi.
A lei, Assessora. Allora, brevemente, rispetto al tema delle aree interne, noi in questo momento stiamo cercando di ragionare con il Dipartimento che segue in particolare la programmazione riferita al nostro territorio in merito al riparto di risorse aggiuntive che sono state stanziate legate a questa, diciamo, emergenza Covid, quindi alla possibilità di implementare una serie di progetti. Non abbiamo, devo dire, purtroppo avuto ancora modo di approfondire quelli che saranno gli orientamenti e i nuovi criteri per la prossima programmazione. Naturalmente è una cosa che faremo, anzi abbiamo già come dire, chiesto alcuni appuntamenti e probabilmente già dalle prossime settimane qualche indicazione in più potremo averla, proprio per prepararci e lavorare affinché la prossima programmazione consenta davvero di cogliere tutte quelle opportunità che con la programmazione delle aree interne si stanno realizzando in ambiti del nostro territorio che, ahimè, non sono particolarmente estesi. Questo vale un po' per tutto l'Appennino Emiliano-Romagnolo, ci sono grandi richieste e grandi aspettative. Siamo nella logica naturalmente di dialogare con i territori e faremo tutto il possibile perché che le legittime aspettative e richieste siano il più possibile riscontrate. In questo momento non abbiamo però ancora indicazioni precise rispetto ai criteri della prossima programmazione, quindi si fa fatica a dare una risposta certa. Rispetto invece all'altra domanda, naturalmente sì, avremo occasione sicuramente di lavorare per quanto riguarda tutto il tema della forestazione, abbiamo un piano da attuare, abbiamo una collaborazione che naturalmente si svilupperà anche attraverso la prossima programmazione del programma di sviluppo rurale insieme al collega Mammi, così come è stato anche negli anni passati. Rispetto a una serie di diciamo progettualità che riguardano la gestione del bosco, la filiera e quant'altro, e quindi anche su questo sicuramente avremo modo di entrare più nel merito, ma è certamente uno degli obiettivi, perché diciamo che l'aspetto che ha a che fare con le aree demaniali, immagino ci si riferisse in particolare alle aree boschive, è uno dei temi che riguarda moltissimo questa parte del territorio, perché le aree demaniali in alcune parti dell'Appennino sono importanti, già ci si sta lavorando, ma abbiamo le condizioni e la volontà di implementare e naturalmente creare occupazione e anche ricchezza, perché diversamente le persone difficilmente potranno rimanere nel territorio appenninico, e quindi sicuramente le ricchezze e il patrimonio che già esiste in questi territori dovrà essere valorizzato al massimo. Assessora, se non mi sbaglio, poi le ripasso il Presidente e il Sindaco di Galeata, se non mi sbaglio una delle sue deleghe molto importanti e pesante è il coordinamento dei programmi strutturali, dei fondi, il coordinamento dei fondi strutturali dell'Unione Europea. Allora credo che i nostri telespettatori debbano sapere come si conclude entro l'anno 20 il bilancio dell'Unione Europea 14-20 e si apre, e già è stata aperta una discussione. Lei probabilmente, anzi sicuramente, parteciperà a quel livello a una discussione per il prossimo bilancio dell'Unione Europea, che inerisce direttamente con il Recovery Fund, col MES, col SURE, eccetera. Mi dice qualcosa, almeno per me, personalmente, e poi sì, al Presidente. Ma guardi, prego. In realtà no, faccio fatica a dirle molto perché questa delega è in capo alla Presidenza e sarà coordinata dalla Vicepresidente. Sì, Eli Schlein ha il coordinamento, ma tutta la parte strettamente di programmazione dei prossimi fondi europei sulle varie misure, quindi il programma di sviluppo rurale, il Forfesr e quant'altro, è seguito direttamente dalla Presidenza. Io seguo la parte che riguarda i programmi speciali d'area, che non necessariamente sono finanziati dall'Unione Europea, ma a seconda dei casi possono in qualche modo beneficiare di contributi europei, in alcuni casi anche di programmi più legati, diciamo, alle scelte di livello nazionale. Quindi devo dire che con l'Europa fino ad ora, anche perché diciamo non ci sono state le opportunità, ma non trattandosi di una mia delega diretta,
siamo all'inizio, ma non abbiamo avuto ancora modo di approfondire. È chiaro che il periodo che stiamo attraversando è molto complesso e ancora con un po' di incertezze rispetto alle reali opportunità sulle risorse, no? Che potranno essere messe a disposizione sui territori, credo si porti dietro anche dei punti di forza notevoli, insomma, l'impegno e la consapevolezza, per esempio, circa l'importanza di rafforzare i servizi sociosanitari e territoriali è ormai, diciamo, un fatto conclamato, nonostante il nostro territorio sia un territorio in cui questo tipo di organizzazione non è mai mancata, però su questo, in accordo, in collaborazione sia con la vicepresidente per quanto riguarda l'ambito sociale, sia con l'assessore Donini per il rafforzamento e lo sviluppo dei servizi sanitari nelle aree montane, cominciamo a ragionare. Sono tutti fatti molto, molto recenti, perché come si diceva, il programma di mandato è stato approvato da pochi giorni, ma in queste settimane ci abbiamo lavorato e sicuramente il fatto di aver voluto un assessorato che consente in qualche modo di rafforzare questo lavoro di squadra e attraverso un coordinamento che non è un coordinamento casuale, ma è un coordinamento che mira a raggiungere degli obiettivi che sono ben definiti, insomma, credo che sia davvero un buon presupposto per fare un buon lavoro. Riusciremo a fare questo lavoro fino in fondo se saremo bravi e ce la metteremo tutta, per quanto mi riguarda, davvero a stringere un'alleanza fortissima con i territori. Penso ai comuni, ma non solo ai comuni, anche a tutti quegli operatori e a chi è presente e conosce bene i bisogni dei territori, perché abbiamo bisogno di sinergie forti. Prima di lasciarla, di salutarla, ancora il Presidente e il primo cittadino di Galeata. Presidente. Io torno sull'argomento dell'importanza dell'assessorato. È l'occasione ovviamente per tenere legati molti temi che interessano in modo particolare in questo momento post-Covid alla montagna. Penso il primo tema, forse il più importante, è quello della digitalizzazione. C'è bisogno, perché io penso, aggiungo, auspico, che lo smart working diventi un modo di lavorare sempre più consueto nel nuovo mondo del post-Covid. È necessario ovviamente avere la banda larga e la rete che arrivi assolutamente dappertutto. Le zone collinari e montane ovviamente sono un po' più deboli. L'assessorato Sì. alla linea alla montagna, e ho aggiunto anche la collina, non so se ha notato, Sì. ho allargato un pochettino il suo assessorato. Benissimo. L'assessorato alla montagna, io aggiungo la collina, ovviamente su questo tema, che è uno, ma su altri che saranno importanti ed arriveranno sempre di più all'ordine del giorno i prossimi temi, i prossimi tempi, è chiaro che lì c'è tanto, tanto da fare, sebbene la regione Emilia-Romagna su questo lato sia una delle regioni più avanti di tutte in Italia, ma ciò oggi purtroppo nelle zone collinari e montane è ancora insufficiente. Cioè, se vogliamo far lavorare la gente da casa, la rete ci deve essere, deve Così funzionare. come, caro assessore, qui Non c'è dubbio. il sindaco di Galeate, così come è importante che il GAL abbia, ancora prima del coronavirus, pensato a questi due bandi dei quali parleremo subito dopo, proprio a favore di attività extra-agricole in aree collinari e montane. Elisadeo. Sì, esatto, anch'io mi vorrei riallacciare al discorso del Presidente perché fondamentalmente noi nei nostri territori, soprattutto alla luce di quello che è il post-Covid, dobbiamo fare i conti ad esempio con l'abbattimento del digital divided e soprattutto ho apprezzato molto che nella programmazione siano stati destinati finanziamenti allo smart working che rappresenterà in un qualche modo il futuro perché il lavoro da remoto dovrà essere sicuramente implementato e ci terrà compagnia a lungo perché con questa pandemia purtroppo dovremo in qualche modo farci conti, io spero il meno possibile, però insomma entro breve dovremo comunque continuare a farci conti e se non altro ho apprezzato anche tutte quelle diciamo iniziative e attenzioni che la regione ha riservato e che in realtà devo essere sincera, io da sindaco ho visto che sono
state un continuum rispetto, diciamo, a quello che già la regione metteva a disposizione dei comuni, e quindi a maggior ragione in questo momento ho apprezzato moltissimo che si sia guardato a quelle che sono le tematiche per in un qualche modo far sì che i nostri comuni possano esistere, e soprattutto, come diceva l'assessore Lori, tutti quei settori come la sanità piuttosto che i servizi sociali o comunque in questo momento la scuola, che è fortemente penalizzata e che veramente dovremo cercare di migliorare ed avere un'attenzione particolare. Io aggiungo un piccolo particolare, poi lei concluderà questo interessantissimo collegamento per il quale la ringrazio, e cioè questo tema. È chiaro che fino ad oggi si pensava allo spopolamento dei comuni, era un dramma. Oggi bisogna rimpinguare la presenza nei comuni collinari e montani. C'è qualcuno che in questa epoca di coronavirus dice: ma noi dobbiamo tornare alle aree rurali. C'è una grande richiesta degli immobiliaristi, di persone che dicono: voglio tornare, voglio andare in campagna, voglio andare. Insomma, teniamo conto che si sta sviluppando un'altra mentalità nell'immaginario collettivo. Assessora, a lei le conclusioni. Sì, e approfitto per così riprendere appunto anche questo tema che lei ha appena posto. Sì, questa attenzione nuova, rinnovata, ma anche molto rafforzata rispetto alla possibilità di vivere nelle aree montane e collinari è un po' percepita in tutto l'Appennino emiliano-romagnolo. Come dicevo, abbiamo messo in campo questo bando, ma pensiamo che possa andare bene, lo riproporremo anche nei prossimi anni. I benefici si sommano a quelli messi in campo a livello statale, quindi diciamo che ci sono davvero delle belle opportunità. Vogliamo riqualificare il patrimonio edilizio, quindi non nuove edificazioni, ma la ristrutturazione e la riqualificazione dell'esistente. Sulla banda larga, un'altra cosa importante che abbiamo deciso proprio in queste settimane. Allora, dal Ministero dello Sviluppo Economico arriveranno 49 milioni di euro per far fronte e cercare anche di accelerare questa necessità di poter disporre di strumentazioni, soprattutto di connessioni informatiche. Di questi 49 milioni, 25 milioni saranno disponibili per voucher destinati a famiglie, circa 45.000 famiglie del nostro territorio e 9.000 imprese. Bene, la Giunta, su proposta in collaborazione anche naturalmente con la collega Paola Salomoni, che ha la delega a questi temi, ha deciso di destinare la totalità di queste risorse ai comuni dell'Appennino. Guardate, è una cosa molto significativa, che credo evidenzi bene la volontà e la condivisione di mettersi davvero con uno sguardo nuovo rispetto alla montagna. Gli ulteriori 24 milioni che sono destinati a investimenti strutturali avranno l'obiettivo di colmare il fabbisogno di connessione a partire dalle scuole, quindi le progettualità che sono già in atto di fatto saranno accelerate e in parte superate grazie a queste risorse che da subito ci consentiranno di accorciare un pochino le distanze rispetto ai temi del digital divide. Però davvero tengo a sottolineare come sia stato molto largamente condiviso il fatto di convogliare tutte le opportunità in termini di risorse, di progetti nuovi che si possono realizzare in poco tempo a favore delle aree dell'Appennino. E naturalmente l'impegno è di continuare in questa direzione. Io ci tengo molto a ringraziarvi per questa opportunità, per me è una delle prime, e davvero spero di potervi incontrare presto tutti, appena ce ne sarà l'occasione. Il 27 è una di queste, a Poggio Toriana, ma insomma ce ne saranno altre per poterci confrontare e continuare ad approfondire questo dialogo, per davvero lavorare insieme e rafforzare tutte le sinergie che servono per un lavoro utile ai nostri cittadini e alle nostre comunità. Bene, cara assessora, tanti auguri di buon lavoro. Le rivolge l'ultimo augurio, credo, il presidente, no? Grandi, cari auguri, no? Senz'altro, tanti cari auguri. Noi, come posso dire, contiamo tanto sul suo assessorato, contiamo tanto sul suo impegno e contiamo tanto che riesca
a farsi valere in mezzo a tutti quegli uomini che sono con lei nella giunta regionale. Ecco. Non per caso è anche pari opportunità, attenzione, quindi ha un'arma in più. Ma ci sono anche delle donne molto decise, determinate e competenti. Sì, anche, a cominciare dalla Elly Schlein, il vicepresidente, non è da poco, vero assessora? Assolutamente. Colleghi e naturalmente le colleghe, insomma, sono molto disponibili e c'è un dialogo proficuo che continueremo ad alimentare. Grazie da parte di tutti noi. A presto, assessore, grazie per il collegamento. Grazie. E allora noi cosa facciamo? Ne andiamo un po' in pubblicità perché sono venuti fuori molti spunti che bisognano di essere approfonditi nel prossimo turno, perché fra un poco cambieremo qualcosa, perché abbiamo bisogno di entrare dentro i meccanismi dei due bandi del GAL, l'Alta Romagna. Prego pubblicità. Siamo tornati in onda inaspettatamente, perché a questo punto, dopo aver assistito anche questo intervento di Barbara Lori, molto interessante, come hanno detto, avete detto tutti voi, abbiamo fatto un piccolo cambio, perché adesso dobbiamo entrare nel merito, perché il punto è investimenti per il futuro. Ma quali investimenti? Non stiamo parlando dei 750 miliardi dei quali parte a fondo perduto, parte li dovremo restituire, né di MES e di altro, però qualche domandina ci sta anche su questo. Ma dei due bandi che sono estremamente interessanti per il territorio collinare e montano. Ed è entrato in scena, il direttore generale del GAL, perché è importante entrare in quel merito, Mauro Pazzaglia, che ne è, insieme ai suoi collaboratori, l'estensione in termini tecnici. Ma arrivo subito, prima parto ancora dal Presidente. Questi due bandi cosa rappresentano nella storia finale? Perché stiamo pensando a una storia di un bilancio UE e quindi all'interno del bilancio dell'Unione Europea, i vostri bandi, e vanno a conclusione. Poi sarà Mauro Pazzaglia a descrivere meglio. Prego Presidente. Beh, diciamo questi due bandi riguardano uno lo start-up delle imprese extra-agricole, quindi favorire la nascita di nuove imprese, non del settore agricolo, quindi genericamente dell'artigianato, del commercio proprio e della piccola industria, diciamo così. L'altra invece è quello di favorire le aziende già esistenti in nuovi investimenti, quindi da una parte favoriamo la nascita, dall'altra parte favoriamo il consolidamento. Questi due bandi noi in realtà li avevamo pensati prima del Covid e avevamo messo una certa destinazione di fondi. Poi è arrivato il Covid. A quel punto in Consiglio di Amministrazione, concordemente tutti, abbiamo deciso di aumentare la dotazione. Non parliamo di grandi cifre, sono 600.000 euro fra tutti e due i bandi. Che però mettono in moto. Che mettono in moto investimenti a cavallo del 1,2-1,5 milioni sostanzialmente, destinati nelle zone collinare e montane e destinati quindi alle imprese extra-agricole. Noi abbiamo fatto questo ragionamento molto semplice, cioè tutti hanno sofferto moltissimo, tutta l'economia ha sofferto moltissimo per il Covid, ma le aziende artigianali e commerciali hanno sofferto particolarmente di più. Ecco, proprio qui che abbiamo visto la grossa sofferenza, abbiamo deciso di intervenire aumentando proprio queste dotazioni per favorire da una parte la nascita, per quanto sarà possibile, dall'altra parte il consolidamento delle aziende esistenti. Aggiungo un ultimo concetto. Nelle zone collinare montane la presenza della parrucchiera, come del meccanico, come del distributore della benzina o del sale e tabacchi, rappresenta un servizio alla collettività. Quando spariscono, non ci sono più questi riferimenti nel territorio, poi il territorio ne è impoverito e il rischio dello spopolamento e dell'esodo delle popolazioni dalla zona collinare montane verso il centro diventa più forte. Oggi abbiamo probabilmente una controtendenza legata al post-Covid. Però al di là della controtendenza generale, noi dobbiamo rafforzare quello che è già esistente in questi territori. Quindi questo bando questa direzione. Però Presidente, prima che Mauro Pazzaglia ci indichi e ci descriva bene, vorrei dire ai nostri telespettatori, attenzione, perché non tutti, io lo ricordo sempre nelle vostre puntate,
ma questo GAR che cos'è? Il gruppo di azione locale, Mauro Pazzaglia. Io chiedo alla regia e a Giovanni Bertozzi di mandare queste slide. È uno dei sei GAR dell'Emilia Romagna. Che cos'è il gruppo di azione locale? Il gruppo di azione locale è stato istituito dai trattati dell'Unione Europea, diciamo sulla fine degli anni 80, primi anni 90, previsti dai regolamenti comunitari. È un partenariato, così viene definito, pubblico-privato, dove il mondo dell'imprenditoria privata assieme alle istituzioni pubbliche in un qualche modo hanno creato queste, chiamiamole società, che hanno il compito di conoscere meglio magari di altre realtà le problematiche di un territorio, di fare le sue, e attraverso un meccanismo, un processo cosiddetto bottom-up, quindi dal basso verso l'alto, raccogliere le esigenze di una popolazione, di un ambiente e tradurlo in azioni specifiche che vadano poi dopo a utilizzare risorse pubbliche messe a disposizione dai PSR regionali. Nello specifico l'Alta Romagna è uno dei sei GAL della regione Emilia-Romagna, agisce sull'Appennino della provincia di Forlì, Cesena e Ravenna. Abbiamo una popolazione di circa 100.000 abitanti, poco meno, 25 comuni, divise appunto nelle due province, e mette nella sua dotazione finanziaria in questa programmazione a disposizione del territorio circa 10 milioni di euro, quasi 11. Questo è interessante, e qui c'è la rappresentanza plastica, poi ne arriveranno altri, dei privati, che se non mi sbaglio in quella società hanno il capitale di maggiore presenza. Sì, nello specifico sono circa poco più del 55% del capitale è in dotazione al mondo dell'associazionismo privato, sono più o meno tutte rappresentate le singole associazioni di categoria del mondo imprenditoriale, così come diverse sono le istituzioni pubbliche che vanno dalle province di Forlì, Cesena, Ravenna, la Camera di Commercio, i parchi e altre realtà che danno origine assieme all'Unione dei Comuni a quello che oggi è il nostro partenariato. Assieme, durante il periodo di programmazione, vengono fatti questi incontri sul territorio dove andiamo ad incontrare la cittadinanza, verifichiamo le esigenze e si traduce il tutto in un piano di strategia che viene definito strategia che viene attuata sul territorio, che si attua attraverso un piano di azione locale che prevede delle azioni da mettere a frutto con dei finanziamenti, attraverso bandi, attraverso progetti diretti o attraverso convenzioni con qualche ente pubblico. Ecco, allora andiamo per ordine. Vogliamo iniziare poi con gli interventi successivi dal primo bando, uno alla volta. Dei due bandi vogliamo conoscere vita, arte, presenza e miracoli, date di scadenza, non troppo tecnicistiche, ma almeno perché la gente capisca cosa deve fare. Allora, il primo bando che andrà a scadenza, che sarà i primi di settembre, è il bando che prevede la qualificazione delle microimprese extra-agricole nel territorio rurale. È un bando a cui possono partecipare tutte le microimprese, purché non abbiano codice Ateco del settore agricolo. Sono bandi a cui... I benedetti codici Ateco che ci hanno fatto soffrire durante il tema del lockdown, eh? Questo, però chiudo la parentesi, dottor Pazzaglia, mi scusi. No, ci mancherebbe. Possono beneficiare tutti, compreso anche gli studi professionali, professionisti, purché in forma singola e non associata, possono aderire a questo bando. Devono essere soggetti iscritti alla Camera di Commercio, avere la partita IVA, essere in regola con i contributi, avere una loro attività o iniziativa nel territorio del GAL e tutta una serie di altri dettagli che si trovano scritti nel bando. Con questo bando si possono finanziare varie tipologie di interventi che vanno da delle ristrutturazioni anche di strutture di edifici, quindi un negozio che vuole riqualificarsi, ristrutturarsi, rifare l'impianto elettrico, l'impianto idraulico, il pavimento, piuttosto che chi vuole dotarsi di strumentazioni, di impiantistica, di attrezzature, di corredo, di arredo delle proprie attività, ma anche la parte più, più soft, più leggera, quindi la parte informatica, comunicativa, promozionale della propria attività, può essere finanziata con questo bando. Il tutto chiaramente prevede un investimento che va da un minimo di 15.000 euro ad un massimo di 50.000 euro, per il quale è possibile... Per ogni pratica stiamo parlando, sempre, certo, per ogni intervento. Per ogni singolo intervento che verrà candidato sul nostro bando.
per un contributo a fondo perduto che va dal 40% e potrà essere elevato al 60% se il contributo avviene in un'impresa che si trova nel territorio svantaggiato o ed è promosso da un'azienda cosiddetta azienda giovane, con meno di 40 anni. Bene, adesso facciamo la controprova. Marco Valenti. Io volevo ringraziare. Artigianato, quindi alle piccole e medie, esatto, imprese. Prima il presidente Bisegni ha detto una cosa sacrosanta, che senza l'artigianato di servizio la cittadinanza non trova quei servizi essenziali, non ha quella qualità di vita minima per poter, diciamo, rimanere nel territorio. Ed è così, infatti. Io direi che oltretutto di più, che c'è proprio un legame fra imprese e cittadini del territorio collinare montano. È chiaro che uno dipende dall'altro, perché è vero che i cittadini non possono fare a meno dell'artigianato di servizio, ma è anche vero che l'artigianato di servizio esiste se ci sono i cittadini ai quali promuovere diciamo, i loro servizi. Quindi è importantissimo quello che ha fatto il Consiglio di amministrazione del GAL Alto Romagna, di concedere finanziamenti per consentire l'apertura o lo sviluppo delle imprese dell'artigianato presenti nel territorio collinare montare, ma è anche importante, lo diceva prima l'assessore Barbara Lori, di fare diciamo, sistema. Cioè, è importantissimo dare questi contributi alle imprese, però è anche importantissimo incentivare l'incremento demografico nel territorio, quindi benissimo i 30.000 euro che vengono dati ai giovani per ristrutturare case o acquistare appartamenti in collina e montagna, come va benissimo quello che ha fatto la Regione per incentivare le imprese a rimanere nel territorio esonerandole dal pagamento dell'IRA. Però credo che sia importantissimo, appunto, dare un segnale alle aziende che ci sono, c'è la possibilità di aprire un'attività oppure ampliare la propria attività con un sostegno. Direi che si potrebbe anche andare oltre, però io non so se è competenza del GAL, si diceva prima, le infrastrutture sono importantissime, le infrastrutture materiali e immateriali. Le materiali sono determinanti anche qui per garantire una qualità di vita decente alle imprese e ai cittadini del territorio. Io non so se il GAL potrebbe destinare una parte di questi fondi anche per incentivare un po' e dare una mano anche agli enti superiori per la manutenzione di questi territori. Li abbiamo qui, adesso sentiamo. Però lei mi dice una cosa molto interessante prima di iniziare questa nostra diretta di ping pong, e cioè lei mi dice, tanto possiamo dire che il segretario generale della Confartigianato di Forlì, che parla in rappresentanza del Confartigianato della Romagna, credo che, se non mi sbaglio, lei sia, non so se è residente, ma viene da un comune di una vallata che giunge poi sulla pianura, ma è Rocca San Casciano, diciamolo, sì, un paese, esatto, storico. Però lei mi ha detto una cosa che mi ha colpito. Annualmente si verifica un fatto di spopolamento, non solo Rocca, ma lei mi ha fatto anche una cifra. Quindi il tema direttamente dell'artigianato, in questo senso di servizio, si collega al tema dello spopolamento. Esatto. Quindi bisogna invertire la rotta, se non mi sbaglio. Assolutamente così, infatti i dati lo confermano, dove nei paesi in cui c'è un calo demografico, automaticamente c'è un calo demografico delle imprese, certo, perché inevitabilmente sono legate, ma non solo l'artigianato di servizio, anche l'artigianato, il manifatturiero. Perché dopo parleremo anche della fase commerciale, che è altrettanto importante. Anche commerciale, anche quella è altrettanto importante, però anche un imprenditore che vuole investire in colline e montagna, per aprire un'attività manifatturiera ha bisogno di manodopera. Ma la manodopera, se i giovani... Lei sta toccando un tema, c'è qui il presidente di Cooperative che mi ha raccontato di esperienze, dopo lo dirà, sì, che sì, sono sì, terrificanti, sì, davvero, in un momento, esatto, in cui si parla di crollo dell'occupazione. Prego. No, dicevo che hanno bisogno di manodopera e manodopera specializzata. Quindi un altro tema molto importante da portare avanti fra i vari enti per fare sistema è anche quello dell'orientamento scolastico. Perché credo che sia molto importante questo. Oltretutto ci sono anche dei segnali molto importanti che stiamo vedendo, ad esempio dall'ITI di Forlì, che aprirà a Sarsina un corso per credo studenti, sì, sì, per avviamento tecnico. Una succursale, ecco, l'auspicio è che questo avvenga anche in altre vallate, perché questo credo che sia molto importante, dare la possibilità ai giovani di studiare nel loro territorio e a diretto contatto con le aziende è sicuramente anche questo un tema molto molto importante. Guardi, un altro tema, caro Presidente, caro Direttore Generale, ma rivolgo al Presidente perché è lui il corpo del reato, perché è lui che mi ha detto, guarda che io ho cercato
degli, ancora prima di coronavirus, degli operai, dalla gente, non ne ho trovato in montagna. Lei mi ha detto questo, se la rimangia? Assolutamente, ma il problema purtroppo, io mi auguro che... Allora, io ritengo che il GAL Alta Romagna oggi abbia un compito particolare, e adesso non voglio, per fortuna, perché conta, oggi siamo in una situazione particolare, il dopo Covid, in montagna, pur che si dica, tutti vogliono venire in montagna, ma in montagna la crisi chiaramente è molto più accentuata che in città, perché potete capire che tutto è accentuato in montagna. E quindi, come dire, per fortuna, e questo è un complimento che ritengo, l'esperienza di Biserni, di Passaglia, del loro staff è particolarmente importante, perché il GAL oggi è forse uno degli unici società che investono, che possono investire e possono andare a sopperire a questa situazione particolarmente critica, e oggi le persone all'interno delle società sono particolarmente importanti, insomma, ecco. E purtroppo io non riesco a trovare il personale, perché ormai non c'è più le persone, cioè qui appunto è questo qua, cioè ormai non c'è più le persone. Scusi, lei, non c'è più credo la... Credo che in questa nostra provincia ci siano 1200 col reddito di cittadinanza. Non le ha proposto lei? No, io non, col reddito di cittadinanza non è venuto nessuno. Io cerco fondamentalmente, io sono un'azienda di montagna, l'azienda, sono qui come Confcooperativa, un'azienda che presiedo, lavora a premio il cuore e cerca nel limite del possibile di dare opportunità e di creare opportunità di lavoro per le persone in montagna. Purtroppo quelle che c'erano stanno lavorando, grazie al cielo, e se ce n'è bisogno di qualcuno in più, non ce n'è più. Quindi rischiamo, e per quello che oggi è particolarmente importante l'attività del GAL, rischiamo di insomma, chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati, come devo dire. Allora, per riportare le persone in montagna, benissimo i 30.000 euro per le case, benissimo, ma... Il problema è ben più grande, cioè uno non viene a comprare, a abitare a San Benedetto in Alpe, a Rocca San Casciano, a Premio Cuore, a Verghereto, perché ha 30.000 euro di contributo a fondo perduto. Allora? Il problema sono tutti, il problema è la rete di servizi, il problema è la digitalizzazione, il problema sono il dottore, la farmacia, il medico, le scuole. Il problema è questo qua. Allora, io benissimo, cioè... Bene, tutto quello che da noi si dice, tutto fa brodo, e quindi va bene anche 30.000 euro per acquistare le case, però il problema è che se non andiamo a mettere in piedi una programmazione, torno a richiedere l'intervento del GAL perché è un luogo particolarmente importante, una programmazione che vada a ridare un pochino vitalità attraverso la ricostruzione di questa rete di servizi, dopodiché io... Penso che qualcuno potrà anche venire a comprare la casa in montagna, ma per farci un mese di ferie d'estate, non per venirci a abitare quando per andare a scuola si deve alzare alle 6:30 di mattina e si torna a casa alle 4 del pomeriggio. Cioè, dopodiché, come lo posso dire, la fatica è più del gusto, insomma, ecco. Ma si pongono tutta una serie di problemi, come dicendo, adesso io ho fatto questa buttata, ovviamente, ma è seria, perché è seria questa del reddito di cittadinanza, soprattutto in questa nostra terra in pianura, quando c'è il tema del andare a raccogliere la frutta. Mi fermo qui nelle mie considerazioni, perché abbiamo il telefono, Graziano Gozzi, mi sta ascoltando, che è il segretario generale di Confesercenti di Cesena e di Ravenna. Ma lei gioca a scavalco, Graziano Gozzi. Gioca a scavalco, così siamo anche bene in riferimento con i territori del GAL. Bene, noi stiamo affrontando un tema interessante che so essere comune a lei come alle altre organizzazioni di rappresentanza, cooperazione, artigianato, commercio, e cioè il tema di ripopolare, tentare il ripopolamento vero, sincero, anche in termini di servizi e di presenza nei territori svantaggiati collinari e montani. Qual è il suo punto di vista? Ma sicuramente il tema, intanto io ringrazio naturalmente il GAL per l'invito per questa interessante serata, il presidente e il direttore.
Io credo che soprattutto sui campi dove magari esprimiamo un po' più di conoscenza, che sono quelli del commercio e del turismo, possono essere alcuni di quei settori che rivestono un ruolo importante nell'ambito delle scelte che possono essere fatte anche sui temi della montagna. Quello del commercio probabilmente è in parte legato alla popolazione che vive e insiste sul territorio, per cui si porrebbe un problema molto importante che non è risolvibile ovviamente solo da un GAL, che potrebbe essere quello di un tema della tassazione ridotta per chi vive e opera nelle comunità montane dal punto di vista di una attività commerciale. E poi naturalmente è molto importante anche il tema di un'attività turistica, perché potrebbe permettere di aiutare il fatto di avere una popolazione e un consumo anche inteso in senso economico, di avere appunto un'attività che si svolge in area montana. C'è anche molto un settore importante che è quello legato all'escursionismo, perché molto spesso ci sono appunto le persone che frequentano quotidianamente un'area montana, e soprattutto magari in relazione anche a chi ha un'attività ristorativa, è uno dei settori credo abbastanza importanti che occorrerebbe guardare con particolare attenzione. Ma Graziano Gozzi, al di là del fatto, non so se il nostro presidente dottor Bruno Biseni voglia far pervenire questi chiarimenti, queste proposte anche al dottor Colao per la prossima settimana, c'è il discorso della ripresa, non so se faccia ancora in tempo, non è stato convocato, ancora non si sa del tutto, però i temi che lei pone sono sicuramente straordinariamente importanti, ma a me danno anche l'idea molte volte che noi continuiamo intellettualmente e culturalmente a pensare al territorio collinare e montano come un momento per i nostri polmoni, perché andiamo a respirare, perché fine settimana. No, non è solo così. Noi dobbiamo rovesciare questa tendenza, considerare quei territori che sono complementari economicamente e socialmente alle nostre città. Questo è l'insegnamento che ci lascia anche questo insegnamento di coronavirus, secondo me. Graziano Gozzi. Sì, ha fatto una riflessione sicuramente giusta che condivido, perché altrimenti c'è effettivamente la visione di un'importanza solo per fare una visita in una località e non per viverla quotidianamente. Normalmente per almeno quelli che sono i momenti di conoscenza che ho avuto io, vedo che c'è un grande orgoglio da parte di chi vive le comunità montane dell'essere appartenenti a quel territorio. E occorrerebbe fare in modo che questo potesse diventare un patrimonio comune anche di chi desidera magari cominciare a frequentare sempre più intensamente queste aree, per poterci anche fare una scelta di vita e forse anche questa esperienza che sta venendo avanti con il Covid e comunque con dei momenti di difficoltà che ogni tanto si incontrano nella vita di tutti i giorni, potrebbe diventare anche un elemento che rende maggiormente attrattiva la vita fuori da quella che è lo stress quotidiano, diciamo così, per poterla affrontare con una modalità differente. Sicuramente comunque ha ragione lei quando dice che non può essere visto solo come un momento transitorio, ma avrebbe bisogno di essere concepito più e meglio come un momento di scelta di vita. Il precedente Biseni si rivolge a lei. Ma io condivido molto un passaggio che lei ha fatto, Gozzi, buonasera. Buonasera. Quando ha fatto un richiamo molto importante, che chi vive in colline e montagne è molto orgoglioso della propria scelta di vita. E questa è una cosa particolarmente importante, perché è chiaro che vivere a Portico è molto più complicato che vivere in Piazza Safi a Forlì, per tutta una serie di motivi che non sto qui a ripetere. Neri prima però ha fatto un accenno che mi sembra molto importante. Non è solo un intervento di 30.000 euro per favorire l'acquisto dell'abitazione o altri interventi che possono essere palliativi. Qui occorre una politica, ed è proprio qui l'importanza dell'assessorato regionale alla montagna, io aggiungo collina, così dobbiamo iniziare a abituarci, perché allarghiamo l'orizzonte alla collina montagna. Ci sono molti interventi che debbono essere fatti, che riguardano, l'abbiamo detto prima, i servizi che sono molto più carenti rispetto a quelli che sono nei centri abitati, partendo dalle scuole, ritornando al digital divide che dicevamo prima e tanti altri. Allora, qui ci vuole una politica che guidi queste scelte. L'assessorato può essere quell'occasione, deve essere quell'occasione, perché ci sia una politica corale regionale che guardi con molta attenzione le zone collinari montane. Poi ognuno fa il suo pezzettino,
È chiaro che il GAL può fare un pezzettino, la metà di un pezzettino. Allora, il pezzettino che possiamo fare noi è dare una mano a quel piccolo commercio, quel piccolo artigianato che lì è già residente in quel territorio o che magari si vuole insediare in quel territorio, noi possiamo fare quello di interventi. Chiaro che non possiamo farle, però se ognuno fa il suo pezzettino, tutti assieme riusciamo a fare una cosa grande. Ci vuole però una comune idea politica, intesa proprio come scelta strategica, di valorizzare i territori collinari montani, non, ha detto bene Valboretti, non come l'occasione per dare ristoro ai nostri polmoni, ma perché è una parte di territorio sulla quale noi vogliamo investire e scommettere. Io non so se sia stato Marco Valenti all'inizio, prima della o durante la puntata, mi rimbalza questo termine molto importante, che è quello che lui dice: bene, questi due bandi sono estremamente interessanti e importanti, le risorse messe a disposizione altrettanto, però dice facciamo uno sforzo perché tutte le risorse siano messe insieme, magari per progetti ambiziosi, i 30.000 della regione, quelli del GAL, dei singoli comuni, delle singole associazioni, perché non si disperdono in tanti rivoli, ma assumono un... È così, ho interpretato bene Marco Valenti? Ognuno deve fare la sua piccola parte, però in un progetto comune, quindi ci vuole... Giustamente... C'è Gozzi che ci sta ancora ascoltando, vero Graziano Gozzi? Sì, vi ascolto molto attentamente. È anche per lei questa domanda. Ci vuole, certo. ci vuole una volontà politica appunto comune di portare avanti questa cosa qui, e più che altro bisogna dare continuità. Cioè non devono essere azioni spot, devono essere azioni che devono avere una visione almeno pluriennale, perché allora così sì che si dà una visione, si dà l'opportunità alle persone anche di ragionare, perché se io so che comunque anche quest'altro anno o fra 2 o 3 anni posso utilizzare queste risorse qui, programmo la mia scelta di vita. Ecco, quindi bisogna dare anche continuità, oltre ad avere una condivisione. Continuità. Politica. Graziano Gozzi, a lei. Io credo che il Presidente Bisarni abbia messo bene a fuoco due elementi importanti, uno collegato all'altro necessariamente. Da una parte serve una visione generale di quello che significa fare uno sviluppo complessivo del vivere in montagna, e dall'altro quello che sono i contributi che ognuno può dare per cercare di fare in modo di favorire i percorsi poi di crescita e di consolidamento della vita nelle zone montane. Per cui è sicuramente molto importante quello che lui diceva, che c'è bisogno di una visione soprattutto in capo alla politica e anche alle organizzazioni datoriali, sindacali e di altra natura, e dall'altro quello di cercare di coniugare questo intervento con quello che ognuno può fare, a partire dalle azioni legali, che sono sicuramente molto importanti, perché non sono risolutivi i 30.000 euro che abbiamo ricordato, ma sono sicuramente un pezzettino del percorso che vuole cercare di dare un contributo ad un disegno più complessivo. Per cui credo che sia giusto quel tipo di riflessione che è stata fatta, e anche da parte nostra, delle associazioni di categoria, credo che dovremmo fare in modo di contribuire a dare la nostra parte per perseguire quel tipo di impostazione. Io la ringrazio, dico alla mia regia che lei è direttore non solo di Confesercenti della provincia di Ravenna, ma non ha dismesso di essere direttore di Cesena, vero? Sì, anche dell'area cesenata, infatti così come dicevo proprio all'inizio del collegamento, c'è un collegamento complessivo per quanto riguarda quindi anche... Bene, io spero, Graziano Gozzi, che in questo momento ci ascolti anche il suo collega Corzani di Forlì, perché lei non abbia tante mire, eh? No, assolutamente. Grazie. Grazie a lei, buona grazie, serata a tutti. Grazie, ecco, Mauro Neri. Condivido, bisogna mettere insieme... le forze per cercare di fare un qualcosa di coordinato, e il problema, arriviamo al problema forse più importante, chi è che deve fare programmazione? Perché qui alla fine, una volta la programmazione la faceva la provincia, le abbiamo dismesse, adesso stanno tornando un attimo è appena andata via la Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni Forlivesi. Perfetto. La programmazione se la deve fare l'Unione Forlivese, bisogna che glielo diciamo, che la faccia. Insomma, il problema è che se non facciamo programmazione si fa anche fatica a mettere insieme tutte le varie forze, insomma, no? Quindi ci vorrebbe
un ente che fa programmazione, un'istituzione che fa programmazione e dopodiché tutti gli altri convogliono lì le varie possibilità di investimento rispetto a quella programmazione. Noi adesso ci sono, dopo la fase del Covid, il presidente regionale ha chiesto a livello provinciale che venissero istituiti i famosi tavoli istituzionali per cercare di arrivare a definire quello che dovrebbe essere il futuro delle nostre aree. Il tavolo provinciale è partito, adesso ci siamo conosciuti in partenza, speriamo che arriviamo anche a definire qual è l'idea di futuro e la programmazione futura per le nostre aree, insomma, ci arriveremo, dai. Presidente, io non voglio entrare perché ha sollevato un grande problema, che è quello del riordino istituzionale. Sto leggendo in questi giorni, ma non sto facendo pubblicità, attenzione, sto leggendo questo libro ultimo di Matteo Renzi, La mossa del cavallo. È molto interessante perché al di là del personaggio, dentro vi sono questi argomenti del rilancio della P politica, la P maiuscola, e il riordino istituzionale. In fin dei conti, qui, dottor Mauro Pazzaglia, lei presidente, voi avete di fronte i comuni, le comunità montane, che ancora non so se esistono, ma comunque quasi, l'unione dei comuni, e poi sotto gli aspetti sociosanitari le conferenze dei servizi, sta provincia a metà, la regione, ma ragazzi, non credo sia questo da immaginare per il futuro. Bisogna rilanciare, secondo il mio punto di vista, questo lo chiedo al Presidente perché è dentro le segrete cose, credo che dalla regione l'importanza successiva sia sempre dei comuni, addirittura più della regione, perché i comuni sono quelli che rappresentano il territorio, vivono il territorio, come diceva prima, creare le condizioni per la vostra progettazione partendo dal basso. Bisogna ripartire da quello, perché la globalizzazione non ha nullificato il territorio, anzi lo ha valorizzato. Guardi, lei sta dicendo una cosa che ha più o meno 100 anni di storia, perché Don Sturzo diceva queste cose nel 1919, quindi qua tutti sorridono, però insomma no, il municipalismo e le comunità locali nascono dal di lì, ecco. Per cui oggi, avendo fatto tanti passaggi, avendo fatto anche qualche avanti e qualche indietro, forse ritornare a quel modello che vedeva da una parte le regioni, che poi hanno solo 50 anni di vita, che sono del 1970. E vogliono potere, attenzione, perché richiedono regioni, potere, articolo 116 della Costituzione, poi tante sanità, insomma, ci infiliamo in un rebus. Le regioni che sono molto importanti, i comuni invece sono il vero ganglio importante della struttura organizzativa dello Stato. Quello dovrebbero essere, anche perché l'Italia è nata e cresciuta nelle municipalità, quindi fa parte della storia del nostro paese. Secondo me bisogna ritornare lì, però torna al ragionamento che faceva Mauro Neri: chi è che fa la programmazione? Non certo le amministrazioni locali, perché altrimenti cadremmo nei campanilismi, non nei municipalismi. Probabilmente le regioni sono un po' troppo distanti, l'ente intermedio sul quale ci eravamo abituati a vedere la programmazione, che è la provincia, è forse la scelta. Questo viene dall'esperienza napoleonica, però ahimè è la scelta da sulla quale ritornare. Però, Mauro Pazzaglia, il vostro rapporto si estrinseca anche su questi due bandi, ma nella vostra storia, nella vostra operatività, nel rapporto con le istituzioni, soprattutto nella fase di costruzione, con i comuni, con le amministrazioni comunali. Sì, direi in modo particolare con le amministrazioni comunali, perché quando vengono fatti questi incontri col territorio si incontrano i cittadini, si incontrano le persone, si incontrano le donne, gli uomini di buona volontà che, desiderosi della loro vita sociale, di un territorio, di un comune, magari sono disponibili a spendere delle serate per venire ad ascoltare anche il confronto con un'istituzione che è il GAL, che non è nota ai più, ma è nota magari agli addetti ai lavori, però queste riunioni spesso sono molto partecipate.
Io vorrei fare con questo piccolo esempio, ecco, la storia d'Italia è partita da, io li chiamo i tre rappresentanti della municipalizzazione, che sono il sindaco, il parroco, il maresciallo e il farmacista, per dire che la storia dei nostri territori, dei nostri piccoli comuni, passa da un rapporto diretto fra le persone magari significative per un territorio, fra le persone che hanno speso anche una vita per il loro servizio, per la loro attività, a vantaggio della collettività, dell'interesse comune, e questo il singolo cittadino lo vede e lo riconosce. Ecco, noi forse siamo vicini a questa realtà, perché la gente vede nel GAL, così come magari vede in un sindaco, vede in un assessore di un piccolo comune di montagna, quella persona che si potrebbe prendere carico forse dei suoi problemi e dargli una mano a risolverlo. Guardi che lei ha sollevato un altro tema, stiamo concludendo questa seconda parte per affrontare poi il tema del commercio, della presenza degli esercizi commerciali, concludendo con i nostri protagonisti, ha posto un problema e ha detto queste quattro figure, il parroco, il farmacista, io aggiungo anche il distributore della benzina, cioè quei tre, quattro, a un tempo il maresciallo dei carabinieri, il farmacista e il parroco, e che il fatto oggi i parroci se ne sono sempre di meno. Carabinieri non sono più. Non lo so, ecco, bisogna che... A parte il sindaco non ci sono più gli altri. A parte il sindaco, è il destino di queste nostre comunità, caro Presidente. Sì. Però lei ha fatto un'esperienza, vorrei, andando alla conclusione anche con Marco Valenti, ha fatto un'esperienza oltre a queste, che inerisce direttamente al rapporto col GAL. Queste cooperative di comunità dove non è possibile che abbiamo il farmacista, le poste, il ristorante, eccetera. So che avete fatto questa esperienza. Sì, noi come soluzione a queste problematiche stiamo cercando di portare avanti le cooperative la cooperativa di comunità, che vuole essere una cooperativa dove tutti i cittadini di un luogo possibilmente dovrebbero essere soci e insieme dovrebbero cercare di andare a sopperire, a ricostruire quella rete di servizi che manca. È chiaro che non è facile, perché, torno a ripetere, alla fine stiamo operando in dei territori dove veramente siamo al lumicino. Io veramente ritengo che il GAL oggi abbia un compito particolarmente importante, e soprattutto in questa fase, perché questi signori che operano, che gestiscono il GAL, si trovano a gestire una fase nuova, particolarmente critica, che è quella del dopo Covid, inserita in un piano di programmazione fatto prima del Covid. Quindi è un impegno particolare. In base, conoscendoli, hanno per fortuna che abbiamo loro, perché sono persone di alta professionalità. Che lei vuol dire ad multos annos, dicevano i latini, ancora per molti anni, vuol dire questo? E quindi penso che, perché non è facile gestire le nuove esigenze all'interno di una programmazione fatta in precedenza. Buon lavoro. Molto sano. Marco Valenti. No, io volevo ringraziare innanzitutto per lo spazio che ci avete concesso a Confartigianato e a chi rappresenta, diciamo, le imprese artigiane. Io volevo chiudere con una domanda che volevo fare al direttore, una domanda oppure una richiesta proprio tecnica. I bandi sono interessantissimi, abbiamo già avuto esperienza anche in passato di questi bandi. Due cose da chiedere, che so che poi non dipenderanno neanche tanto da voi. Semplificazione delle procedure, perché questo è determinante, perché non ci deve essere complessità nel fare queste domande. E è uno dei punti di Colao, ce lo ricordo. Lo so, infatti io Colao l'abbiamo letto bene il documento. La lingua dove il dente duole. E l'altro è la tempistica nell'erogare il contributo, perché secondo noi passa troppo tempo dal momento della domanda al momento della concessione. È importante invece per chi fa impresa avere anche la certezza dei tempi. Questo. Bene, adesso raccogliete questo, perché apriamo, vi ringraziamo. Un altro passaggio, che è la presenza degli esperti dei servizi del commercio, che sono in questo momento, attenzione, io non scopro l'acqua calda, però c'è questo grido d'allarme per il futuro, per adesso, per settembre, ancora prima dei due bandi, dopo parleremo del secondo bando, Mauro Pazzaglia e il presidente Biseri, ma ci saranno dei tempi difficili anche in pianura, non solo in collina montagna. Pubblicità.
Questa parte del ping pong voluto dal GAL Lato Romagna, anzi è un loro programma che periodicamente mettono in onda per affrontare le loro tematiche, ma che interessano tutti noi, tutti voi, soprattutto popolazioni che vivete in terre collinari, montane, svantaggiate, ma non solo per quelli, ma anche per un riequilibrio tra città e campagna, tanto importante in questo periodo. In questa parte, caro Presidente, caro Direttore, oltre ad affrontare il tema del secondo bando, affrontiamo il tema di come il primo e il secondo bando si applichino in quei territori riferiti ai al commercio, al turismo, ai servizi, al terziario. Posso fare, Presidente, prima a Mauro, al dottor Pazzaglia, il secondo bando? Di che cosa si tratta? Il secondo bando, che è stato pubblicato recentemente, parla di un aiuto che viene dato all'avvio di nuove imprese, microimprese extra-agricole, cosiddette start-up. Ecco. Quindi chi oggi ha un'idea, diciamo magari anche alla luce di questa crisi, che può in un qualche modo creare degli sconvenienti, dei problemi, sicuramente ne ha creati tanti, però magari qualche idea nuova, qualcuno potrebbe aver avuto, noi ci auguriamo anche più di uno, e soprattutto magari qualche giovane, interesse, la volontà di mettere a fuoco qualche progetto, qualche iniziativa, o avere qualche sogno da realizzare, o comunque avere delle opportunità che sono capitate, e può partire con una nuova attività. Ecco. Noi in un qualche modo facciamo beneficiare di questi fondi a tutte le persone singole, in questo caso, perché uno parte da, che ancora non è un'impresa, quindi è una persona che ha un'impresa, che decide di realizzare qualcosa, può poi trasformare la sua idea in un'impresa individuale, quindi continuare l'attività individualmente, ma può anche dare origine ad una piccola società di capitali piuttosto che di persone. Ecco, oggi questo l'abbiamo reso possibile e fattibile col nostro bando. Deve essere una persona che deve avere almeno 18 anni, chiaramente, non deve beneficiare di pensione, non deve aver avuto partita IVA negli ultimi 12 mesi. Se poi una persona che ha qualche così difficoltà a livello lavorativo, quindi da un po' di tempo magari che risulta in assenza di lavoro, in precariato o nelle forme che in qualche modo sono assistite perché uno si trova in una difficoltà economica, potrebbe essere agevolata anche da qualche priorità che viene prevista dal bando, e deve presentare in questo caso un proprio, noi chiamiamo un piano di sviluppo aziendale, quindi lui ha un'idea progettuale, intende realizzare un'attività e quindi mette nero su bianco e crea questo progetto, quello che potrebbe essere chiamato un business plan, piuttosto che noi lo chiamiamo in maniera molto più semplice, un piano di sviluppo aziendale, e in un qualche modo lo candida al nostro bando, purché l'attività rientri sul territorio di riferimento del GAL. Cosa può uno realizzare con questo bando? Può realizzare una ristrutturazione di un locale, se per partire con questa attività serve un locale, un piccolo immobile, un negozio, una stanza o quello che potrebbe essere un piccolo capannoncino artigianale piuttosto che una piccola struttura commerciale. Può comprare delle attrezzature dedicate, chiaramente che siano collegate all'attività che intende mettere in essere, delle apparecchiature, dell'impiantistica, può comunque acquistare delle tecnologie informatiche che serve per il corredo, dei software, tutto quello che va dietro a questa tipologia di intervento, così come anche in un qualche modo può anche coprire delle piccole spese generali di gestione per la realizzazione del suo progetto. Poi la persona ha un anno di tempo per realizzare il proprio progetto, può iniziare a investire dopo che avrà avuto dal GAL la concessione del proprio contributo, può aprire la partita IVA solamente dopo che ha, diciamo, candidato la propria domanda, ma lo deve fare entro 60 giorni da quando il GAL avrà fatto la concessione del proprio contributo, e soprattutto, parliamo di numeri, potrà beneficiare per un investimento minimo che va da 15.000 euro ad un investimento massimo di 50.000 euro, di un contributo del 60%. Quindi se uno investisse 50.000 euro per far partire un'attività, ne riceverebbe 30.000 a fondo perduto attraverso i fondi di questo bando. Bene, molto interessante, anche se dobbiamo dire, caro Presidente, ai nostri telespettatori e potenziali utenti, adesso abbiamo poi... Ve li presento subito: Alberto Zattini, segretario generale di Confcommercio Forlì, e Giuseppe Crociani, che è Confcommercio Bagno di Romagna, quindi di due vallate diverse, di due comprensori, ma
che parlano il medesimo linguaggio. C'è un tema però che sta a cuore a tutti noi, a loro, a me e credo anche al Presidente. Qualcuno a casa magari dice, dopo che ha parlato il dottor Pazzaglia, ma siamo alle solite, con tanta burocrazia. No, attenzione, qui c'è un rapporto diretto, si sa dov'è la sede del GAL, cosa fa il GAL, perché non c'è bisogno, caro Presidente, delle 19 pratiche per avere i 25.000 euro. Lei è un uomo d'azienda, tra l'altro, sì, dirigente d'azienda, sa bene quello che dico, che questo è il vero problema del momento, dei territori, della nostra economia, quindi vorrei sfatare che qui ci sia tanta burocrazia per avere i 30.000 euro. Sbaglio, 30.000 come massimo? Sì, massimo 30.000. Perfetto, allora, che non è poco, attenzione. Io direi due cose. La prima è che questi sono soldi veri, non come tanti annunci che in questi ultimi tempi purtroppo si sono sentiti. L'altra è che sono soldi sul territorio e la domanda si fa a un ente che è sul territorio, che si può andare a trovare i funzionari e, come posso dire, istruirle in qualche modo. Anche insieme. Sì, insomma, io ho sempre dato l'indicazione al direttore e a tutti i funzionari di essere collaborativi al massimo con tutti quelli che hanno bisogno. Certo che non è che possiamo preparare noi la pratica, però insomma accompagnare chi fa la pratica. Poi molto spesso ci sono le associazioni in categoria che sanno fare molto bene e i professionisti che sanno fare molto bene questo mestiere, questo lavoro. Per cui, dicevo, sono soldi veri, sono soldi vicini, sono soldi che si possono facilmente raggiungere. Qual è l'obiettivo che noi ci siamo dati? Voglio essere molto franco, cioè, allora, per noi l'obiettivo è l'occupazione. Per creare lavoro bisogna trovare tutte le forme che possono favorire la creazione di lavoro, di ricchezza e quindi di valore aggiunto e quindi creazione anche di servizi nei territori collinari e montani. Se noi non diamo una mano a quelli che o ci sono già con l'altro bando o a quelli che vogliono esserci in certi territori, da solo non ce la fanno, perché è molto più facile aprire il negozio della Piadina in Piazza Saffi piuttosto che a Premilcuore in una via marginale. Quindi il nostro contributo, che può arrivare anche quindi arriva al 60% e può arrivare a 30.000 su 50.000 euro di investimenti, sono quel viatico che serve per far partire un'attività economica in una zona dove altrimenti farebbe molto fatica a iniziare la propria attività, e questo lo dobbiamo capire. Poi questo deve diventare un intervento in qualche modo sistemico. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare quanto mai più possibile, però le associazioni di categoria, adesso questa sera li sentiremo, però insomma io li conosco tutti molto bene, fra i presidenti e i direttori delle associazioni di categoria, è una richiesta che hanno sempre fatto, cioè dateci una mano, perché in collina e montagna bisogna favorire il lavoro, bisogna favorire l'occupazione, bisogna favorire le imprese, e questo è l'unico modo per mantenere vivi e vitali certi territori, altrimenti è inevitabile che la gente voglia trasferirsi verso le zone più agevoli come vita. Banalmente, la presenza in un borgo di colline e montagne del negozio della parrucchiera, lo voglio proprio far molto banale, non me ne vogliono le parrucchiere, ci mancherebbe altro, rappresenta anche quello un elemento di vivibilità del territorio senza del quale non si vive altrettanto bene, è inevitabile. Per cui per fortuna ci sono gli artigiani, per fortuna ci sono i commercianti in certi territori, e noi daremo una mano, per quanto le poche risorse che abbiamo a disposizione, però noi daremo una mano per quello che possiamo fare. Torno a dire quello che ho detto prima, qui però ci vuole una politica che sia corale. Noi facciamo un pezzettino, però se ognuno fa il suo pezzettino, io sono convinto che alla fine faremo un grande lavoro. Perfetto, adesso andiamo alle categorie del commercio. Io, dottor Zattini, Alberto Zattini, da non confondere con l'altro Gianluca Zattini, omologo di Forlì, primo cittadino di Forlì, con il quale Zattini e Alberto in questo momento ha un contenzioso. Però apro e chiudo subito a proposito di un centro commerciale, vero? Lei non ne parlerà stasera, non è il caso, però anche lì è un po' addolorato. Il contenzioso c'è, però fa parte del normale rapporto tra amministrazione e organizzazione di categoria. Il contenzioso esiste, si sta parlando di una struttura commerciale
di superfici ampie, perché stiamo parlando di 8500 metri, quindi è ovvio che l'impatto di questa realizzazione una volta terminato è un impatto devastante sulla rete distributiva. Quindi, però il tono che abbiamo deciso come associazione di mantenere nei confronti dell'amministrazione è un tono di dialogo, di ragionamento. Vogliamo cercare di portare il sindaco e la sua giunta a comprendere le nostre ragioni, e quindi è un dialogo che si sta in questi giorni ampliando. Non so dove andremo a finire, certamente che noi dell'insediamento degli 8500 metri quadrati nuovi siamo estremamente preoccupati, tre superfici da 2500 metri più una superficie da 1000 metri a Forlì, in una zona come quella della quale stiamo parlando, via Balzale, via Bertini. Insomma, l'impatto dal punto di vista economico è un impatto devastante che potrebbe costare la vita a centinaia di imprese. Dico la vita sapendo il valore che ha la vita vera, dico l'esistenza di centinaia di imprese, e quindi il dibattito c'è e lo scontro, è inutile negarlo, esiste, è uno scontro civile sui temi, però lo scontro esiste. Ma Presidente e Direttore, io ho introdotto questo tema che chiudo subito, sembra che non c'entri, ma c'entra moltissimo con il vostro, i due bandi che avete fatto, perché qui stiamo parlando di interventi su un territorio di pianura 8500, che significa intasare ulteriormente le città. Stiamo parlando in questo momento di post pandemia, di ricostruire le città. Io ho dimenticato di chiedere a Barbara Lori la proposta, a proposito della proposta del governatore Bonaccini, il quale ha chiesto a tutti i sindaci di pensare a io ho fatto anche un ping pong 2-3 anni fa, ma è mai possibile che alle 8 della mattina, quando riapriranno, spero presto, ma ahimè almeno a settembre, le scuole, le fabbriche, le scuole, gli uffici, tutti a quell'ora, bisogna riorganizzare in maniera diversa il nostro modo di stare nelle città, ma anche nel commercio, perché se continuiamo in questo modo la vita di migliaia di persone finirà, ma non la vita, può darsi anche, speriamo di no, la vita fisica, ma certamente la vita morale, la vita sociale, la vita economica. E io personalmente sono molto preoccupato, così come credo lei, che ho sentito altre volte su questo tema. Forlì ha da affrontare questi temi, la città deve affrontare questi temi, ma il territorio montano ha altri temi da affrontare. Prego, a lei Crociani. Assolutamente sì, la situazione è drammatica. Anticipo, ringrazio intanto il Presidente e il Direttore dell'invito e del lavoro veramente encomiabile che fanno. E quando parlava prima il Presidente, sentirmi dire diamo i soldi alle imprese per generare lavoro, è musica per le nostre orecchie, in un momento in cui tendenzialmente i soldi vengono dati spesso a livello assistenziale, senza pensare realmente a quello che poi veramente genera la ricchezza vera, che è il lavoro e l'occupazione. Dicevo, anche su da noi assolutamente la situazione è drammatica. Io gestisco anche una cooperativa che ha alcuni negozi, sono dal 94 dentro, non mi era mai successo di avere dei negozi sfitti. Questo va veramente... C'è gente che non ha già riaperto, non ha riaperto più. Sì, che avevano chiuso prima del Covid, ma che a maggior ragione sempre di più nel borgo, che è piccolo, adesso io parlo di San Piero, ma anche a Bagno ci sono sempre più negozi sfitti, che creano un sistema a ribasso. Dicevamo prima la situazione, i nostri posti per diventare appetibili non devono perdere queste situazioni, non devono perdere i servizi, non devono perdere la sanità, non devono perdere la scuola. Bisogna creare un sistema per cui la gente sia attirata dalla montagna, dalla collina. Prima diceva lei, non solo per andare in vacanza, però già partendo dalla vacanza si crea del lavoro, perché comunque scatta tutto un discorso di turismo, e quando dai da lavorare alla gente, sempre di più si tende a colonizzare, detta in maniera non giusta, certi posti che diversamente andrebbero veramente allo sfacelo.
Questi sono, caro direttore e presidente, entrano direttamente sui vostri bandi, ma allargano la tematica. Un momento molto delicato per la storia di questa, il futuro del nostro paese e delle generazioni future, perché anche si parla adesso di fare un altro sforamento di 10-12 miliardi. Va bene tutto per dare ogni mano alle imprese, rigenerare, ripartire, però tenendo sempre in considerazione che sia il MES a tasso sotto zero o quasi, che sia, e anche lì bisognerebbe aprire una parentesi, o altri temi, c'è il problema che il futuro, noi dobbiamo pensare alle future generazioni, le vostre imprese, ma alle future generazioni. Abbiamo il telefono, dopo le do subito, perché riprendiamo questo discorso, una personaggio, una figura che saluto con particolare calore, che è Paolo Lucchi, già sindaco di Cesena. Lo vediamo inquadrato in questo momento con una foto sorridente nel nuovo ruolo. Grazie per questo collegamento. Intanto però Paolo Lucchi le parla il presidente del GAL. Mi sta ascoltando? Buonasera a tutti. Sì, buonasera. Sì, certo, buonasera. Grazie, prego. Buonasera, io la chiamo ancora sindaco, però... ex sindaco di Cesena, buonasera, mi fa piacere che sia in collegamento con noi. Anche il mondo della cooperazione ovviamente deve essere interessato a questa iniziativa che il GAL fa, che riguarda appunto il mondo dell'impresa, perché poi la cooperazione è solo è una forma giuridica di fare impresa, e quindi la Lega Coop, come la Confcooperative, riveste tutto lo scibile, diciamo, della tipologia delle imprese. Ecco, anche la Lega Coop ha aziende che sono nelle zone collinari montane, e quindi io penso che possa apprezzare, Lucchi, questa nostra iniziativa, che vuole da una parte aiutare alla nascita delle nuove imprese, e questo rappresenta, come posso dire, un valore particolarmente importante. Passiamo, lo diceva bene prima Crociani, passiamo da una logica dell'assistenzialismo, per cui diamo dei soldi a qualcuno perché non lavora, diamo a questo punto dei soldi a qualcuno perché lavori, perché faccia impresa. E dall'altra parte, con l'altra mano, facciamo un'iniziativa che invece vuole aiutare quelle imprese che ci sono già a ulteriormente qualificarsi, valorizzarsi, perché oggi la competizione nel mondo post-Covid, se prima era difficile, oggi è diventata, se fosse mai possibile, ancora più difficile. Quindi anche il mondo della cooperazione penso che possa guardare con attenzione questa nostra iniziativa. A lei, Paolo Lucchi. Sì, io ringrazio molto il presidente Biserni per l'attività in generale del GAL, ma anche per le cose dette questa sera e per i bandi che sono stati presentati, che in questo caso lui stesso prenotava, favoriscono per esempio le start-up, le nuove imprese, e la cooperazione, la Lega delle Cooperative in particolare, è molto attiva in questo settore. Gli ho sentito dire prima una cosa molto importante, parlava della necessità di una politica corale che deve mettere insieme gli enti locali, le amministrazioni, le imprese, le associazioni, e attorno a questo il GAL può avere un ruolo di regia assolutamente fondamentale. Anche perché mi permetto di far notare come il Covid, che ci imporrà di cambiare molte delle nostre cose, in realtà abbia messo in risalto come i territori collinari e montani siano forse più in sintonia con i cittadini rispetto al passato, anche con le paure dei cittadini, da un lato. Prima lei, Valbonetti, faceva riferimento alla necessità di riorganizzare le nostre comunità e gli orari, e certamente le sicurezze garantite dalle zone con una minore antropizzazione sono diverse e quindi sono più valorizzate rispetto al passato. Dall'altra parte c'è la necessità di dare valore alle reti locali. In questo caso l'esempio è quello della sanità. Credo non ci sia commentatore che non abbia notato come i temi che si sono, le difficoltà che si sono sviluppate attorno alla sanità in questi mesi abbiano messo in risalto come l'indebolimento delle reti sanitarie locali sia stato uno degli elementi attorno ai quali dobbiamo rincorrere in questa fase. Ecco, credo che in questo caso l'esaltazione del ruolo delle zone collinari montane vada messa tutta in positivo, non come in passato per alcuni è stato, la necessità di tutelare quei territori, ma anzi esaltando quei territori come i territori che oggi hanno potenzialità che in passato in qualche caso abbiamo colpevolmente tutti sottovalutato.
Lei in questo momento, signor Sindaco, mi perdoni, caro responsabile, già Sindaco, ma le dico questo già Sindaco perché ha fatto una battaglia, lei come, se non mi sbaglio, già Presidente della Conferenza dei Servizi Sociosanitari in Romagna, della USL Romagna, per il grande ospedale di Cesena, ma in questo momento lei ha toccato un argomento estremamente interessante per i territori, soprattutto collinari e montani. Lì abbiamo assistito, diciamolo chiaramente, perché al di là di quello che dicono quelli dell'Istituto Superiore di Sanità, si pensa, mi scusi, che già da ottobre di anno scorso fosse in giro il coronavirus e poi l'Istituto Superiore di Sanità è arrivato solamente in marzo a dire che, ma non voglio entrare in quel merito. Forse lei ha ragione quando dice dobbiamo riorganizzare perché c'è stato l'indebolimento delle reti sanitarie a livello locale. E qui abbiamo dei territori a livello locale. Quindi significa anche sotto l'aspetto non solo commerciale dei servizi, ma anche i servizi sanitari, Paolo Lucchi. Assolutamente sì. Credo che si sia visto come sia necessario non sottovalutare per esempio il ruolo dei medici di medicina generale e come sia necessario costruire delle reti che vadano al di là delle grandi strutture ospedaliere per garantire presidi in tutti i territori. Questa è una delle precondizioni per garantire che le persone possano vivere in sicurezza e anche per rafforzare quella rete delle attività di servizio che è essenziale perché le stesse comunità possano funzionare. È un po' quella cosa che si diceva prima, una politica corale che abbia una visione generale del territorio, che tenga conto di tutto e che abbia anche gli strumenti economici per rafforzare le singole scelte. In questo caso i bandi del GAL e il supporto dei bandi regionali è assolutamente essenziale. Queste cose si fanno con scelte strategiche di fondo ma anche con le risorse. In questo caso le risorse, Bisani lo ricordava prima con intelligenza, sono in campo, sono risorse vere, sono risorse anche con una filiera corta, come si potrebbe dire, cioè facilmente utilizzabile con un soggetto sul territorio con il quale si può interagire con facilità. Lei sta lavorando come servizi di Lega Coppa a questo tema dello sviluppo delle start-up anche innovative per affrontare il tema del device, del gap che abbiamo soprattutto nelle vallate, soprattutto in colline e montagne. Io ho fatto dei collegamenti durante questo periodo, Skype, ed è estremamente difficile soprattutto in colline e montagne ma anche nelle nostre città. Si fa presto dire smart working, però bisogna creare, che si tratti del 5G, ma si tratti anche di un'altra cosa, mi permetta, non sto sposando, ma assisto in questi tempi a una polemica, ancora una volta, dopo Poggio Trevescovi, che lei conosce molto bene, l'insediamento delle pale eoliche, su ci sono quelli di Bagno, in questo momento si parla di un parco eolico nel Riminese, ma anche di un parco eolico nella Valle del Tramazzo, e subito scoppiano le contraddizioni, vince ancora il NIMBY. Noi se vogliamo combattere il momento delle energie derivante dagli aspetti fossili, noi dobbiamo deciderci, caro Paolo Lucchi. È esattamente così e credo che ci sia il tema del digital divide che deve essere centrale per tutti. Oggi non abbiamo bisogno di costruire nuove grandi strade, dobbiamo fare una buona manutenzione di quelle che ci sono. Le nuove vie di collegamento che dobbiamo garantire a tutti i territori, in particolare a quelli collinari e montani, sono le vie del collegamento grazie al web. Attorno a questo, di nuovo, torno al tema precedente, va costruita un'alleanza di carattere strategico che metta questi temi al centro. Non possiamo esaltarli solo quando siamo in emergenza. Dobbiamo ricordarcene soprattutto oggi, sperando che l'emergenza sia passata e che non si ripresenti prossimamente. C'è una contraddizione di carattere generale. Credo che per fortuna si sia usciti dalla retorica un po' insopportabile dei mesi scorsi, per la quale pareva che fossimo diventati improvvisamente migliori. La nostra società ha grandi contraddizioni, purtroppo, ma dobbiamo ritrovare la lucidità e darci degli obiettivi strategici comuni. Attorno a questi, cercare di ridisegnare le nostre comunità, partendo dalle comunità che in passato avevano più difficoltà, che hanno bisogno di maggior supporto e che oggi invece rappresentano una grande opportunità per molti cittadini. Grazie Paolo Lucchi, io spero di averla ancora, data la sua esperienza a livello amministrativo ma anche sociale e adesso a livello di cooperazione. Spero nel suo aiuto anche per i nostri ping pong, la ringrazio. Grazie a lei e buona serata a tutti. Buona serata. Prego Alberto Zattini. No, volevo sottolineare un aspetto, prima sia il Presidente che il Direttore faceva riferimento alle risorse che il GAL ha messo in campo.
Io non vorrei che fossero sottovalutate quelle risorse, parlando nel contesto nelle quali sono localizzate. 50.000 euro di investimento, del quale il 40 o 60% a fondo perduto, vuol dire aprire ex novo un'attività commerciale. Cioè aprire un'attività commerciale in un borgo di Premilcuore o di Predappio, io dico, parlo delle mie zone che sono quelle che conosco meglio, non comporta gli stessi investimenti dal punto di vista del capitale di quelli che sono richiesti in una città come Forlì, dove soltanto di affitto posso pagare 50.000 euro all'anno. Quello che ha messo in campo come risorse il GAL sono risorse importanti. Io mi ricollego all'affermazione che faceva il presidente Bruno Biserni. Sono investimenti che vanno verso la creazione di occupazione. Noi tutti forse ci siamo dimenticati in questi anni perché è scomparsa un'attività dietro l'altra, che è stata chiusa un Electrolux nella nostra zona. Cioè, se noi andiamo a contare le attività che nei nostri comuni collinari e montani hanno chiuso, se le sommiamo e sommiamo le forze lavoro che erano legate a questa attività, ha chiuso un Electrolux. Con, dal punto di vista mediatico, meno impatto evidentemente, perché prima chiude un negozio, poi chiude un altro negozio, poi chiude un altro negozio, ma noi abbiamo perso centinaia di negozi nelle nostre attività. Queste iniziative, io lo so che il GAL dice, ovviamente io ci ho messo le risorse che quest'anno potevo metterci, perché le risorse non sono infinite ma sono finite. Ci sono queste, ma non dimentichiamoci che le risorse che hanno messo in campo sono risorse che possono veramente generare occupazione, che possono dare la possibilità a qualche giovane di aprire e a qualche attività già esistente di ristrutturare, perché anche le somme che sono previste nell'altro bando che illustrava il direttore sono somme importanti se le guardiamo dal punto di vista della ristrutturazione di un negozio, di un borgo cittadino. Non dimentichiamoci, fra l'altro, che i nostri borghi cittadini, questa è la mia convinzione personale, avranno un futuro, forse col tempo, perché prima bisogna riportare le popolazioni, ma avranno un futuro perché dal punto di vista turistico saranno il volano del nostro territorio. Noi abbiamo il parco delle foreste casentinesi, abbiamo tutta la zona di Bagno di Romagna con le terme, cioè noi abbiamo una ricchezza dal punto di vista paesaggistico e culturale nelle nostre zone collinari e montane che sono veramente un volano. Guardate, io conosco delle attività per il cuore a Predappio, a Bagno di Romagna, che vivono del turismo domenicale. Se non ci fosse il turismo domenicale, se non ci fosse il flusso di persone che girano in questi paesi durante la domenica come escursionismo, quindi turismo escursionistico, durante la settimana probabilmente fanno solo un'attività di servizio e andrebbero premiati per il lavoro che svolgono, che è più un lavoro sociale. Quindi avete colto, e vi ringrazio come organizzazione di categoria, avete colto nel segno, c'era bisogno di risorse che andassero nella direzione di nuove aperture e c'erano bisogno di risorse che andassero nella direzione di ristrutturazione, di un aiuto alla ristrutturazione per le attività esistenti, perché se vogliamo che almeno dal punto di vista economico ci sia un rilancio, sono queste le cose da fare. Giuseppe Crociani, non è il caso di Bagno o di San Piero in Bagno, però leggo e apprendo che dopo la riapertura post-coronavirus molta gente ha scelto la collina e la montagna. Dice, no, io non vado al mare, magari vado in Trentino, Italy One, per dire alla Trump. Però leggo che in territori, in comuni della nostra terra, quindi sto parlando a Ravenna, quindi dove opera il GAL, Forlì, Cesena, ma anche nel Riminese, articoli di ieri, in molti comuni non c'è la possibilità di avere un albergo, una pensione per l'ospitalità. Questo ho letto, questo sta verificandosi, probabilmente non a Bagno, perché la presenza delle terme, la presenza di alberghi, non in altre parti, ma in molti comuni, piccoli comuni, non vi è la possibilità di fermare il turista che vuol fare l'escursionista o vuol fare semplicemente un pellegrinaggio nelle nostre vie di montagna o di collina. Questo è un altro tema. È assolutamente, assolutamente così. Tra l'altro, comunque anche gli alberghi di Bagno, che diciamo è un po' l'ombelico della valle da un punto di vista turistico, con tutte le nuove con i nuovi protocolli, hanno visto più che dimezzato la loro potenzialità di capienza delle persone.
E quindi questo chiaramente in strutture anche importanti da 500-600 persone, mantenere l'occupazione è un problema e dimezzare le stanze impedisce a tanta gente anche di venire su. Noi in questo senso, parlava Alberto prima, dei vari comuni che insomma sono un po' il centro turistico delle vallate. Noi, era presente lei, 2 anni fa a Bagno di Romagna facemmo l'iniziativa, sì, della Valle delle Emozioni, che fu una bellissima esperienza. Lì sostanzialmente dettammo un po' l'agenda a quello che poi sono arrivati adesso la politica, dando il turismo all'Unione dei Comuni. Noi, essendo nel campo con l'associazione di categoria, avevamo capito già allora che l'unico modo per procedere e andare avanti era quello di procedere insieme e fare rete. Bene, adesso, poiché tempus fugit, dicono i latini, e quindi dobbiamo andare alle conclusioni. Prima di passare al Presidente e al Direttore per un riassunto sui due bandi, Alberto Zattini, cosa chiede lei ulteriormente? Perché lei, come organizzazione, come ha detto il Presidente, oltre che poter fare usufruire di questi soldi a potenziali, lei è anche corpo intermedio per preparare le pratiche. Sì, certo. Noi, fra l'altro, abbiamo guardato subito con grande attenzione al bando e abbiamo già delle imprese che sono interessate, perché sia imprese che privati che vivono in quelle zone sono già interessate e ci hanno già contattato. Quindi la nostra concentrazione è veramente nell'affiancare queste persone. Quello che dico non agli amici del GAL, ma alle istituzioni, è di investire. Perché gli investimenti, anche nei comuni più piccoli, gli investimenti portano investimenti. Quindi bisogna che le imprese private investano, ma bisogna che investa anche il pubblico. Crociani. Assolutamente. Ringraziando ancora il GAL per queste risorse che mettono a disposizione, che, come diceva Alberto, assolutamente sono importanti in territori come i nostri. Quello che chiediamo è soprattutto alla politica, più che a quella locale, che comunque non ha una disponibilità di chissà quale misura, se non andare incontro detassando, ma sperando che veramente arrivino dei soldi veri per aiutare le imprese, i commercianti e il turismo ad andare avanti, perché sennò il problema, passato questo momento di euforia della riapertura, sarà veramente grosso. Lei fa la voce di Sangalli a proposito del Presidente Conti. Sangalli lo dice sempre, il suo Presidente. Vogliamo concludere, Passaglia, brevissimamente, riassumendo i termini dei due bandi, il primo e il secondo, velocissimamente. Sì, per quanto riguarda l'ammodernamento delle imprese, delle microimprese agricole, possono partecipare tutte le imprese purché non siano iscritte con un codice Ateco agricolo. Potranno ricevere un contributo che va dal 40 fino ad un massimo del 60% per gli investimenti che fanno. Praticamente tutta quella che è la strumentazione, la dotazione, quelle che possono essere anche le dotazioni anche strutturali per la propria attività, possono essere finanziate da questo bando. Per quanto riguarda invece il bando per l'avvio delle nuove imprese, è molto simile per la tipologia di investimenti. Un giovane, una persona che voglia aprire un'attività, può in un qualche modo, purché non abbia avuto partita IVA negli ultimi 12 mesi, avviare e lanciarsi. Può spendere fino a massimo 50.000 euro e ricevere a un fondo perduto di 30.000 euro, 60% dei costi che sostiene per partire con l'attività. Grazie, direttore. Naturalmente nel www, il sito? Il sito dell'Alta Romagna, www.l'altraromagna.it, lì sopra troverete il bando e tutte le spiegazioni. Ma però il sottoscritto sempre a disposizione, e Presidente. I colleghi sono a disposizione per eventuali quesiti, domande, curiosità in merito ai bandi, ma anche al resto della strategia. Grazie. Conclusioni. Beh, di conclusione, dovere di diritto, mi pare lei. Che sia stato detto assolutamente tutto, è solo un messaggio, come posso dire, di ottimismo e di speranza. L'ottimismo è quello che... È il profumo della vita, diceva, sì, il grande, sì, Tonino Guerra. Ma proprio quello, cioè il profumo della vita, imprenditori che vogliono diventare tali, neoimprenditori, imprenditori che vogliono continuare a rimanere a esserlo e nonostante tutto, nonostante il Covid, vogliono continuare a rimanere a esserlo nelle zone collinari e montane. Quindi
un invito, un auspicio, un augurio che questo impegno che molti imprenditori ci mettono, che è molto difficile fare gli imprenditori oggi, e nelle zone collinari e montane è ancora più difficile, e sul commercio e sull'artigianato sta diventando molto molto più difficile per tanti motivi anche legati al Covid, ma non solo. Ecco, l'auspicio è che si continui a lottare, non abbassare mai la guardia, perché le cose possono sempre cambiare per il meglio. Grazie Presidente, grazie a tutti voi, abbiamo affrontato un tema che si inquadra perfettamente, magari per la prossima settimana, per la rinascita, non sto scherzando, ma nel piccolo qualcuno dà il proprio contributo fattivo, reale, perciò li ringrazio. Ricordo a tutti voi che fino alla fine di giugno continueremo questo ping pong, seppure col distanziamento, con le mascherine, con il gel, con molta attenzione. Prossima settimana affronteremo eventi 2020, cosa succederà in Romagna di qui alla fine dell'anno? E poi ancora, medicina e chirurgia in Romagna, si apre in novembre il corso di medicina e di chirurgia, e poi ancora una bella puntata finale dal titolo Ho fotografato Covid-19. Ciao, grazie a tutti.